Si chiude con un accordo da 200.000 euro più IVA il contenzioso tra il Comune di Prato e il CGFS SRL, gestore delle piscine comunali fino al 2019, quando è stato messo in liquidazione per un buco di oltre 400.000 euro. Oggetto del contendere è il riconoscimento della clausola contenuta nel contratto di affidamento degli impianti natatori per la copertura dell'aumento dei costi non direttamente imputabili al gestore. Nel 2019 il CGFS presentò un conto da oltre 426.000 euro, ma senza una dettagliata rendicontazione, il comune rispedì al mittente tutto. 2 anni dopo, nel 2021, il commissario liquidatore della società ha quindi fatto causa all'amministrazione comunale chiedendo 900.000 euro. La trattativa che ne è seguita ha portato le parti ad accordarsi su 244.000 euro. La somma sarà prelevata dal fondo di riserva, che passa così da 386.000 euro a 142.000 euro. La transazione eviterà alle parti di comparire davanti al tribunale e dovrebbe chiudere definitivamente la vicenda. Ed è proprio questo appuntamento che ha costretto l'ente a prelevare dal proprio tesoretto anziché attendere le variazioni di bilancio preventivo del prossimo autunno. La trattativa stragiudiziale è stata lunga e si è conclusa a ridosso dell'udienza fissata per il 20 giugno. In questo modo si chiude il contenzioso senza ulteriori costi derivanti dalla prosecuzione della causa. I 200.000 euro del comune permetteranno al liquidatore di pagare una parte dei debiti lasciati dall'azienda. Tra l'altro, lo stesso CGFS ASD, attuale gestore delle piscine, ha recentemente svalutato oltre 100.000 euro di crediti vantati nei confronti della SRL, di cui era socio unico.